Radio DGS, l'informazione. Le notizie del giorno: emergenza cinghiali per i comuni dell'entroterra Alto Tirrenico. A sollevare il problema è stato il sindaco di Verbicavo Francesco Silvestri, in pericolo soprattutto i vigneti. Il problema è che non bastano i selettori per il Parco del Pollino, non bastano i selettori regionali, quindi io ho cercato di far capire nuovamente che non è la prima volta, è stato anche nel 2016 e abbiamo avuto anche degli incontri precedentemente sia con gli agricoltori, con i cacciatori, con i cittadini di Verbicaro, quando era addirittura presidente del PIT. Sono 70 i sindaci che hanno sottoscritto la lettera di sostegno per la ricandidatura di Mario Oliverio alle elezioni regionali del 2019. Sul Tirreno Cosentino hanno aderito i sindaci di Paola, Cetraro, San Nicolò Arcella, Scalea e Praia Mare. Per lunedì 17 è stato anche indetto un incontro presso l'hotel T di Feroleto Antico. Basta con i teatrini, si sta perdendo solo tempo. La rappresentante dei liberal democratici di Cetraro, Francesco Chiuzzi, interviene sulla crisi politica dell'amministrazione comunale che, secondo la delegata politica, si sta rivelando una messa in scena di altri tempi. L'unico obiettivo è quello di trovare la quadra in vista delle regionali 2019. Ma tutto questo cosa c'entra con la politica cittadina? Su Facebook è stato pubblicato un video che riprendeva una murena morente sul fondale di Praia a Mare. Nel commento di sdegno la denuncia di sub che frodano aragoste e stelle e che poi per giunta si divertono anche a sparare. Lo scrivono gli ambientalisti di Italia Nostra Alto Tirreno Cosentino che continuano: la tutela della biodiversità sui fondali dell'isola Dino e in tutta l'area del SIC è questione urgente e di vitale importanza, non solo per corrispondere ad esigenze generali di conservazione della vita animale e vegetale nell'ambito marino, ma anche per fare dei fondali con tutta la ricchezza di vita e di colori che li contraddistingue una risorsa da utilizzare con il giusto equilibrio ai fini turistici. Purtroppo è vergognoso e gravissimo che tali misure insieme ad altre non vengano applicate e nulla si fa dunque per proteggere i fondali dell'isola che sono alla mercé di tutti. Ci attenderemmo un maggior controllo dalla Guardia Costiera e un'attività analoga dal comune di Praia Mare. Non può più essere rinviato ulteriormente la ripresa del confronto con la Regione sui temi del precariato e del piano per il lavoro. Lo scrivono in una nota congiunta i segretari generali della NIDIL, CGIL, Antonio Cimino, della FELSA, CISL, Carlo Barletta e della Willtemp, Gian Vincenzo Petrassi. Dopo l'incontro del 31 luglio a Reggio Calabria con la Regione, ci saremmo aspettati una nuova convocazione per affrontare e individuare un percorso di stabilità e dignità per dei lavoratori di cui alla legge regionale 15/2008 in merito ad una problematica che investe il destino di 800 lavoratori, i quali attendono la loro definitiva fuoriuscita dal precariato attraverso la stabilizzazione per chi ha già maturato i requisiti e la contrattualizzazione per coloro che sono ancora percettori di sussidio. In merito ad alcune notizie riportate da organi di stampa secondo cui la Regione sarebbe intenzionata ad acquistare per intero il palazzo degli uffici della provincia di Potenza, è doveroso esprimere le seguenti considerazioni e precisazioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1,92 della legge alla lettera D, stabilisce modalità e termini procedurali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino. L'individuazione dei beni e delle risorse connesse alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro dei rapporti attivi e passivi in corso. È quanto si legge in una nota della Regione Calabria in relazione alla diffida
presentata da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle. L'associazione Teniamoci per Mano da 10 anni opera sul territorio di Praia a Mare per offrire ai ragazzi diversamente abili momenti di quotidianità fatti di integrazione sociale e percorsi di autonomia. L'associazione si pone come obiettivo la massima integrazione necessaria per lo sviluppo psicocognitivo, che si concretizza anche nella possibilità di avere esperienze esterne al proprio territorio. A tal fine risulta indispensabile per noi riuscire a garantire facilità di spostamento ai ragazzi disabili tramite un mezzo predisposto alla mobilità degli stessi. La campagna che vogliamo proporre è finalizzata all'acquisto di un pulmino, il cui costo si aggira sui 10.000 euro, che dia modo di poter realizzare il sogno di riuscire ad offrire percorsi di massima integrazione con altre realtà associative. Questo il comunicato che abbiamo letto per intero dell'associazione Teniamoci per Mano di Franca Parise. È tutto, grazie per averci seguito.